Tecno Service, ecco cosa è nello specifico e lei forse mesi addietro aveva già denunciato. Guarda, io sono un rappresentante dei lavoratori e il mio sindacato è un sindacato autonomo e già nei mesi di marzo ho indetto un'assemblea dove ho richiesto che venissero tutte le sigle sindacali per far fronte alle problematiche che c'erano sia nel posto di lavoro, sia nella città e sia per quanto riguarda la raccolta. Quindi in questa assemblea non sono venuti le altre sigle sindacali, parlo di CGIL, CISL, UIL. Questa nota che ieri è uscita da diversi lavoratori, attesta che il sindacato non tutela i lavoratori. E questo è un senso negativo. Ahimè, io da sindacalista devo affermare questo. Quindi io dico a tutti questi lavoratori che non si sentono, come posso dire, seguiti dai vari sindacalisti, che ne prendono atto. Perché così non si può andare avanti. È anche vero che la città soffre, e si vede, perché ci sono cumuli di spazzatura, perché si produce troppo indifferenziato. Questo è stato detto milioni di volte e ancora siamo qui a dircela, perché i preposti, parlo della città metropolitana, parlo del comune e parlo della regione, parlano però ancora fatti non se ne vedono. Qui la prima cosa, non c'è più comunicazione per quanto riguarda la differenziata. Ognuno fa quello che vuole perché non ci sono i controlli. I controlli in questa città non ci sono. Basta girare nei vari posti dove sappiamo, è inutile che ce li ripetiamo, e vediamo che la Tecnoservice puntualmente pulisce o bonifica una zona, faccio su tutto il rione Marconi, e il giorno seguente si butta di tutto e di più. Perché questo? Perché non ci sono i controlli. Qua non ve lo dobbiamo dire, ma tutti i cittadini si devono ribellare a queste situazioni. Non ce ne vogliono il facente funzioni, il sindaco. Devono prendere provvedimenti urgenti. Io parlo di quest'estate. Quest'estate è stata, per noi lavoratori, è stata, ma ci hanno, c'è, e siamo distrutti del lavoro. Perché nessuno si attiene ai calendari. Ogni giorno raccogliamo indifferenziato. Lo vogliono capire? Che le frazioni di vetro, plastica e lattine sono risorse, dove poi il comune o l'azienda recupera dei soldi. Se viene fatta bene la differenziata, stiamo bene tutti. In questo modo non si può andare avanti. Io sono sempre con i lavoratori. Quella nota dei lavoratori deve far riflettere a tutti, specialmente ai sindacati, al sindaco, al presidente della regione Calabria. Che al più presto trovano delle soluzioni, perché noi non ce la facciamo più veramente. Siamo stressati da cittadini, dal lavoro, perché, ripeto, all'ennesima, fino alla nausea, si produce troppo indifferenziato, non ce la facciamo più noi andare avanti in questo stato. Poi, giustamente, qualcuno ha detto che è vero, che io l'ho anche detto nei vari incontri che ho fatto con l'azienda e ci sono i verbali da me sottoscritti, dove ho richiesto più personale per periodo estivo. Sono stati assunti 5 persone, ma così non si può andare avanti. Quindi non so qui l'azienda, da quello che mi risulta, ha vinto la gara a ribasso e non si può permettere altri lavoratori. Ma che provveda il comune di Reggio Calabria a dare qualcosa in più all'azienda per assumere personale, perché ne abbiamo bisogno. Mancano mezzi o Non è qui, solo uomini qui mancano. no, no, i mezzi ci sono. Giustamente, che vuole? Da 2 anni che non si fermano 2 turni, vanno avanti e indietro, hanno bisogno anche loro di essere manutentati. Ecco. Però voglio dire, il problema principale è quello: si produce troppo indifferenziato, non si fa la differenziata a Reggio Calabria. I numeri che dicono non sono reali, come ha detto quella lettera. Quando c'era VR, si era arrivato al 65%. Cosa è successo oggi? Vogliamo parlare dell'impianto di San Patello? Che Recosam ha rescisso il contratto ed è entrata Ecologia oggi e l'impianto è fermo che deve essere fatto rinnovato? Eh? Vogliamo parlare dell'inceneritore di Gioia Tauro? Mi dicono i preposti, parlo sempre, i preposti per me sono Regione Calabria e a scendere Comune di Reggio Calabria e poi la città metropolitana, solo loro che devono dare risposte ai cittadini, loro e a noi, ai cittadini e a noi lavoratori ci devono tutelare. C'è una bomba sociale a Reggio Calabria. È così.
Voi avete paura anche a raccogliere la spazzatura? Ma guarda, siamo veramente, c'è una bomba sociale su tutto, è una città senza controllo. Qua in questa città non ci sono i controlli, ognuno fa quello che vuole. Io ne vedo di tutti i colori, io non mi posso fermare a bisticciarmi con i cittadini che buttano la spazzatura ovunque. Se tu vai nel raccordo autostradali, è pieno di spazzatura, nelle fiumare, dappertutto. Ora, se arrivano le piogge, tutta questa spazzatura buttata nelle fiumare, dove va a finire? Quella è una bomba sociale, arriverà a mare, dove va a finire? Ecco, cosa succede? Poi inonda tutto. Quindi adesso si deve intervenire, che non sia troppo tardi. Io come SUL, che sono un sindacato autonomo e che non posso, come dire, sedermi al tavolo con le altre sigle sindacali, CGIL, CISL, UIL e FIADEL, perché dicono che io sono autonomo e però rappresento ho quasi 100 iscritti io alla società e io voglio rappresentare questi lavoratori. Perché hanno bisogno di rappresentanza, di uomini veri che seguono veramente i lavoratori.